Ciao a tutti! Oggi andremo insieme a conoscere come vivono i bambini nel villaggio di Muti, dove faceva prima il parroco Don Chifre. Per prima cosa, dall'Italia, dobbiamo spostarci in Etiopia, dove si trova questo villaggio, e per farlo dovremo prendere un aereo. Eccoci arrivati in Etiopia, precisamente ad Addis Abeba. Addis Abeba è la capitale e la più grande città dell'Etiopia. È popolata da più di 2 milioni di persone e tra le sue vie puoi trovare chiese cattoliche, ortodosse e moschee. Ma non distraiamoci oltre, dobbiamo raggiungere il villaggio di Muti. Quindi, da Addis Abeba dobbiamo spostarci nella città di Bonga. Per farlo, utilizzeremo un pulmino. Quindi, caricati tutti i nostri bagagli, partiamo! Mano a mano che ci allontaniamo da Addis Abeba, le strade asfaltate diventano fatte solo di terra. Anche le case cambiano. Da case fatte solamente in lamiera, passiamo a avere case rotonde fatte solo di legno. E case rettangolari fatte di legno e lamiera. Fermiamoci un attimo lungo il nostro viaggio e andiamo a vedere come sono fatte al loro interno queste case. Le case rettangolari normalmente hanno porte, finestre e tetti molto colorati. Al loro interno sono presenti diverse stanze. Nella maggior parte dei casi, la cucina si trova in una struttura separata dalla casa. Entrando all'interno di una di queste cucine, possiamo trovare tavoli di legno e tutti gli utensili necessari per cucinare. Le case rotonde, invece, sono caratterizzate dalla presenza di una sola porta e di un tetto molto spiovente. Guardando all'interno di queste case, ci accorgiamo subito che sono molto buie e che sono costituite da un unico spazio che funge da camera da letto, cucina, soggiorno. È stato sicuramente molto istruttivo visitare queste case, ma adesso non fermiamoci e continuiamo il nostro viaggio verso Muti. Lungo la strada possiamo vedere tantissimi animali, come mucche, asinelli, caprette, cavalli, cagnolini, babbuini e scimmiette. E finalmente eccoci arrivati a Bonga. Qui dobbiamo lasciare il nostro pulmino e prendere jeep e pick-up, che sono gli unici mezzi in grado di muoversi lungo le strade tortuose che conducono a Muti. Ma ahimè, a causa della pioggia, anche le jeep non possono più proseguire e a questo punto non ci rimane che continuare a piedi, aiutati dai ragazzi del posto. E mentre noi, a fatica, ci muoviamo su queste strade a causa del fango viscido, veniamo a sapere una prima cosa dei bambini di Muti. I bambini fanno queste strade tutti i giorni per poter raggiungere le loro scuole, che si trovano anche molto lontane da casa loro. Così, camminando piano piano, arriviamo a Muti. Qui la gente del villaggio ci sta aspettando sotto la pioggia da più di un'ora. E mano a mano che ci avviciniamo, possiamo sentire i loro canti di gioia che ci danno il benvenuto nel loro villaggio. Gioia di Natale.
così, per la prima volta, incrociamo gli sguardi dei bambini di Muti, che regalano a ciascuno di noi un mazzo di fiori coloratissimo. Così, scortati da tutti gli abitanti del villaggio, raggiungiamo la chiesa di Muti, dove tutti insieme celebreremo la Santa Messa. Ci accorgiamo subito che la chiesa di Muti è molto diversa dalle nostre chiese. Infatti, è fatta solo di legno e lamiera. Al suo interno è colorata di blu e bianco, presenta dei quadri bellissimi, ma ci accorgiamo anche che nel soffitto ci sono molti buchi causati dalle termiti. Ma adesso facciamo tutti silenzio, che sta iniziando la messa. Mi sembra chiaro che ci siano delle differenze tra la nostra messa e la loro. Per prima cosa, la lingua. Nessuno di noi ha capito una sola parola di quello che ha detto Don Chifle, ma è normale. Infatti la messa viene celebrata nella lingua locale. La seconda differenza la possiamo osservare durante il momento della comunione. E infine, un'altra grande differenza è l'assoluto silenzio che regna all'interno della chiesa, tranne nel momento in cui iniziano a cantare i cori. Una volta che la messa è finita, la gente del villaggio ci conduce a vedere la chiesa che stanno costruendo anche grazie ai nostri aiuti. Come possiamo vedere, al momento sono state posate le fondamenta e stanno innalzando le pareti, ma mancano ancora diverse cose, come ad esempio il tetto. Benissimo, ora che abbiamo visto la loro nuova chiesa e la loro vecchia chiesa, possiamo concentrarci sul motivo per cui siamo venuti qui, ovvero scoprire come vivono i bambini di Muti. E per prima cosa direi di concentrarci su quello che mangiano. E così scopriamo che qui si mangia tantissima frutta, come banane, papaya, mango. Inoltre si utilizzano i cereali per produrre l'ingera, che è una specie di piadina sulla quale vengono posti gli alimenti che si vogliono mangiare, come verdura, legumi, carne. E l'ingera stessa, oltre che fungere da piatto, funge anche da posate. Ora che sappiamo quello che mangiano, continuiamo a indagare sulla loro vita. Ad esempio, come aiutano i loro genitori? Li aiutano ad esempio portando gli animali al pascolo o trasportando la legna a casa. Insomma, fanno tutti quei piccoli lavoretti che i loro genitori gli chiedono. Ma sicuramente non passano tutto il tempo ad aiutare i loro genitori. Anche i bambini di Muti sanno come divertirsi e come giocare. I bambini qui giocano all'aria aperta, con giocattoli fatti dei materiali che riescono a trovare in giro. Non giocano solo da soli, giocano anche in compagnia. E in compagnia gli piace anche ballare. E su queste note finisce il nostro viaggio. Ora che abbiamo visto tutto questo, possiamo tornare a casa, non senza incontrare qualche piccolo imprevisto. Torniamo a casa, sì, ma ricordandoci di quello che abbiamo visto nei luoghi dove Don Chifle è nato ed ha esercitato il suo ministero. Ci siamo trovati di fronte ad un mondo diverso, in gran parte a noi sconosciuto, un mondo di bambini che con dignità vivono in quel che offre loro la terra. Siamo stati accolti come fratelli attesi, fatti oggetti di cure e di premure. Abbiamo visto l'attuale chiesa di Muti, bella nella sua semplicità, ma gravemente danneggiata dalle termiti. Ora stanno costruendo una nuova chiesa in muratura, che diverrà un luogo di ritrovo della comunità, un luogo di preghiera e di festa. Loro ci hanno regalato per questi anni Don Chifle. Noi vorremmo ringraziarli, aiutandoli a proseguire nella costruzione del tetto.
Per questo, dal 18 novembre al 6 gennaio, ognuno di noi potrà contribuire alla raccolta fondi per questo progetto. Una tegola del tetto della chiesa di Muti costa solo 10 euro. Inoltre, sabato 24 novembre e domenica 25 novembre ci sarà un mercatino di Natale con tutti i prodotti tipici dell'Etiopia.